E un altro comparto profondamente segnato dagli eventi sismici è stato quello dell'agricoltura e dell'allevamento. Fin da subito agricoltori e soprattutto allevatori hanno lanciato l'allarme, preoccupati per le tante piccole imprese a rischio. Come se non bastasse il sisma, la straordinaria ondata di freddo di metà gennaio ha ulteriormente messo in ginocchio un settore già duramente colpito. Approfondiamo l'argomento con Dino Scanavino, presidente della CIA, Confederazione Italiana Agricoltori. Dottor Scanavino, il mondo dell'agricoltura e dell'allevamento è stato duramente messo alla prova dagli eventi sismici che dallo scorso 24 agosto stanno devastando l'Italia centrale. Possiamo fare una stima dei danni? Sì, ma noi dobbiamo dire che sono sedimentati su più terremoti, almeno tre, dobbiamo contarle di dimensioni notevoli, e quindi la stima dei danni è ancora in corso, sono sicuramente decine, centinaia di milioni di euro, miliardi forse, perché i calcoli dei danni sono ancora in itinere, no? E sicuramente tendono ad aumentare, perché noi continuiamo a scoprire strutture che non sono più agibili, a scoprire dei crolli inaspettati e a avere strutture che sono state compromesse da questi eventi. Molti allevatori, soprattutto dopo le prime scosse, hanno scelto di rimanere nelle proprie case, nelle proprie aziende, per stare vicino ai campi, agli allevamenti. Sono riusciti a resistere poi alle scosse successive? Ma sì, sono riusciti a resistere anche in condizioni davvero drammatiche, perché tutto quello che noi abbiamo chiesto non è arrivato, è arrivato con un ritardo estremo, e quindi anche con una situazione davvero complicata in cui operare, perché noi abbiamo stalle di emergenza che non sono arrivate o sono arrivate in modo molto tardivo, abitazioni da dedicare alla cura degli animali, quindi prossimità dell'allevamento, che sono arrivate solo pochi giorni fa e in numero non sufficiente. A metà gennaio un'ondata di freddo anomala ha peggiorato ulteriormente la situazione. Quali danni ha causato? Questo è stato poi l'ultimo evento drammatico, perché intanto ha continuato ad alimentare crolli, perché le stalle che erano in condizioni precarie sono definitivamente crollate. Bisogna dire che alcuni allevatori avevano rioccupato stalle che erano state dichiarate inagibili o parzialmente agibili pur di riparare gli animali dal freddo, e a volte queste sono state delle trappole mortali. Noi abbiamo avuto perdite di migliaia di animali, tra ovini, suini e bovini, perché molti sono rimasti nel gelo, sono rimasti isolati e senza cibo, e non abbiamo potuto mungere, abbiamo dovuto buttare il latte quando l'abbiamo poi munto, perché i trasporti non arrivavano nelle aziende agricole. Quindi è stato un inferno davvero, che è durato peraltro molti molti giorni. Marche, Abruzzo, Umbria, Lazio, il terremoto ha colpito territori ricchi di prodotti enogastronomici e di tipicità. Ci sono dei prodotti oggi a rischio? Ma guardi, dipende da come noi ci comportiamo di qui in avanti. Se noi siamo in grado di rivitalizzare quelle terre, di far rimanere le persone su quei territori, di ripristinare il sistema dell'allevamento, della caseificazione, della trasformazione dei prodotti, noi tuteleremo assieme quei prodotti di grande qualità che sono l'emblema del territorio dell'Italia interna, cioè dell'Italia appenninica. Noi tuteleremo la tenuta complessiva economico-sociale, ma anche ambientale, anche idrogeologica di quelle terre. Se noi non faremo uno sforzo straordinario rispetto a questa situazione, che oggi diventa davvero difficile, perché lì vive una popolazione non giovane, i giovani sono disaffezionati e faranno ancora più fatica ad affezionarsi, noi interverremo in modo massiccio con risorse pubbliche, ma anche con politiche di sostegno all'insediamento, al reinsediamento, al mantenimento delle strutture produttive in quei luoghi. Sicuramente perderemo molti prodotti tipici, assieme a questi perderemo la storia e creeremo un problema idrologico ambientale in quell'area ancora più grave di quello che è oggi. Dopo il primo sisma, quello di Amatrice, la CIA ha lanciato il kit amatriciana solidale, una raccolta fondi da destinare poi alle aziende agricole e agli allevamenti locali. Come è andata questa raccolta? Come saranno impiegati i fondi? E prevedete, visto il
proseguo degli eventi, delle raccolte successive. Sì, allora intanto la matriciana solidale ha prodotto 100.000 euro, che è il risultato di 10.000 kit vendute a 10 euro, per cui il prodotto che c'era all'interno è stato interamente spesato, in parte sponsorizzato dalle marche che sono presenti nel kit e in parte pagato dalla CIA. Quindi i cittadini che hanno pagato 10 euro e hanno mangiato la matriciana solidale sanno che quei 10 euro sono andati tutti nel fondo. Il fondo è di 100.000 euro e che stiamo pensando, trattando di impegnare in un'iniziativa, diciamo, su una struttura semipubblica, formativa, voglio dire, o la scuola alberghiera o l'istituto d'agraria nell'area a matrice accumuli, perché sulle aziende agricole era difficile da ripartire e allora abbiamo pensato di favorire la ricostruzione di un'opera collettiva che sia a beneficio di tutti e che abbia un valore però, diciamo, agricolo e gastronomico. Mentre la solidarietà portata direttamente alle aziende è stata moltissima e si è caratterizzata in 25 case mobili consegnate a 25 aziende, in oltre 20 camion a rimorchio di fieno e diverse decine, forse centinaia di quintali di mangime consegnato direttamente alle aziende. Stiamo continuando, tuttora domani consegniamo un'altra casa, arriverà un altro camion di fieno, insomma, un'attività in progress.